Il bacio si limitano ora a darlo ad una piccola immagine stampata di Santa Lucia e non alla statua, che era esposta proprio all'interno di questa teca. Sono i fedeli di Giuliano, provincia di Napoli. Fra le loro preghiere c'è anche quella per far tornare al suo posto, nella collegiata dell'Annunziata, la statua rubata da ladri ancora senza identità. E non è l'unica cosa che hanno sottratto. Mi sono commossa non vedendo la statua di Santa Lucia, la spada in mano a San Michele e tutti gli ex voti che la povera azienda... La gente ha offerto, ecco, per grazie ricevute e tutto quanto. Tutto a terra, rotto, con legna a terra, porta alzata, serrature, eccetera. È una cosa bruttissima, una cosa inaspettata, che praticamente è come se avessero rubato a casa tua. Considerata l'attenzione che la comunità locale riserva alla scultura della Santa, il sindaco ha deciso di istituire, per chi farà ritrovare l'opera, una ricompensa di 30.000 euro. Forse se ci danno qualche cosa in più pure va bene, perché è un ricordo da tanti e tanti anni. Eh sì, penso che è una cosa buona, perché qui nelle chiese di Giuliano stanno... effettivamente facendo molte rapine per cui nelle chiese, e quindi deve finire questa storia, e il sindaco ha fatto benissimo. Io mi auguro che chi se l'è presa si morde un po' la coscienza, perché i soldi nella vita servono, ma non servono neanche a niente. Santa Lucia è padrona della vista. E adesso allora gli deve dare la vista spirituale, perché ce la riportano un'altra volta al nostro santuario.